questa puntata. Ultime di nome e di fatto. La Lamborghini Aventador Ultime celebra il motore 12 cilindri aspirato ed è un tripudio di emozioni per tutti i sensi. Subaru rilancia il suo SUV crossover, che da XV evolve nel nuovo Crosstrek. Nuovo design ancora più solido e dinamica di guida migliorata. Hatchback elettrica in abito di tweed. MG4 arriva dalla Cina per conquistare l'Europa con prezzi accessibili e prestazioni niente male. E per concludere, le news di Autolink. Renault After Solution. Suzuki Vitara ed S-Cross Hybrid versione Yoru. Ora allacciate le cinture, perché si parte. Partiamo proprio da questi, dal sound, degli scarichi di questi due bazooka, di un motore strepitoso perché oltre 6.000 di cilindrata, ma soprattutto è un 12, un V12 aspirato. L'ultimo che farà Lamborghini, sprigiona 780 cavalli, questa è l'Aventador Ultime. Tanto, tantissimo carbonio, partiamo proprio da dietro dove ci sono gli scarichi, che c'è un estrattore d'aria eccezionale, ma soprattutto funziona molto bene, a parte essere bello da vedere. E poi un'ala che serve a creare un downforcing, per cui a schiacciare giù l'auto in velocità per darle più tenuta di strada. Ci piace la bandiera italiana, d'altra parte questo è un esempio dell'eccellenza del Made in Italy, Made in Sant'Agata, ma soprattutto ci piacciono queste, sono delle enormi prese d'aria per raffreddare il mostruoso motore che c'è alle spalle del pilota. Questo è il cuore dell'Aventador, il 12 cilindri, a vista, così lo si può anche vedere, e qua lo vediamo, ha una copertura in vetro, sembrano quasi quelli di casa, ogni tanto magari si può anche fare la polvere, no, la polvere no, perché quest'auto va talmente veloce, ha una massima da oltre 355 km orari, che la polvere non si deposita, non fa in tempo, vola via. Ultima, ma scritto in latino con la E finale, lo si vede anche qua sulla placchetta a vista, la si vede da dentro ma soprattutto da fuori, che indica che è una serie numerata e questo è l'esemplare numero 1. Bassa, anzi bassissima, raso terra. Per fortuna però c'è il lift, per cui basta schiacciare un pulsante per alzare leggermente l'anteriore in modo tale da poterla mettere in box. L'abbiamo detto, questa è la versione Spider, il tetto è diviso in due parti, si può asportare, è rigido, e poi si mette nel bagagliaio anteriore, l'unico che c'è. Grandissimi dischi, forati, in modo tale che possano raffreddarsi più rapidamente, con cerchi da 20 all'anteriore, da 21 al posteriore. E oggi montiamo delle gomme termiche. Peraltro è una giornata anche piovosa, per cui pista bagnata, ma per fortuna l'Aventador è trazione integrale, per cui i 780 cavalli si scaricano comunque facilmente. Fuori l'abbiamo descritta, adesso è ora di prendere il casco e di scendere in pista. Gli interni sono poi quelli che già abbiamo visto sulle altre Aventador, anche se raggiungono lo stato dell'arte, tanto carbonio anche sul tunnel centrale e poi l'anima con le diverse modalità di guida, strada, sport, corsa, non vanno neanche spiegate, e poi si aggiunge quella Ego. Ecco allora che si può personalizzare tutta la dinamica dell'auto, dall'ala posteriore alla frenata dei dischi carboceramici, quanto possono essere incisivi, alla risposta dell'acceleratore, lo sterzo e ovviamente le sospensioni. Pista bagnata, pista fortunata? Beh, insomma, non è proprio così, diciamo che ci si diverte più sull'asciutto, però d'altra parte queste sono anche le condizioni per capire davvero come funziona la trazione integrale di questa Aventador, è anche gommata termica, ciò nonostante devo dire che l'handling si apprezza comunque ed è assolutamente buono e riesce a scaricare giù comunque tutti i cavalli. Incisivi ma spugnosi i freni, d'altronde possiamo contare su dei carboceramici di ampie dimensioni con dei dischi davvero enormi e delle pinze gigantesche che sono in grado di fermare circa 1500 kg di peso di questa Aventador anche alle massime velocità.
Sulla maggior parte delle super sportive oggi abbiamo un cambio doppia frizione, invece su questa Aventador c'è ancora un cambio monofrizione. Davvero particolare, decisamente violento, poco morbido, ma d'altra parte questa è un'auto maschia, bisogna saperla guidare, ci vuole il manico e ti fa sentire tutta la potenza che ha. Curva a sinistra, giù una marcia, poi subito a destra e lei segue perfettamente le traiettorie. Fase di decollo, ai 100 ci attacchiamo ai freni, gli scaliamo una marcia, sentiamo come scoppietta il doppio scarico, due bazooka al posteriore. Questa è un'auto fatta per andare a oltre 350 km orari, ma è fatta in questa maniera sempre, per cui anche se stai viaggiando a 100 all'ora, anche se stai andando a codice in autostrada a 130, risulta comunque particolarmente rigida e impegnativa. Non è certo un'auto morbida o particolarmente confortevole, ma è un oggetto da tenere, proprio perché è l'ultimo aspirato completamente V12 di Lamborghini, senz'altro chi può se lo deve mettere in garage. Il prezzo? Siamo a 400.000 euro, mica pochi, anzi, ti ci compri una casa. Sulla versione che stiamo provando noi poi arrivano addirittura a 440. D'altra parte è l'Aventador più potente mai prodotta, addirittura più potente dell'SVJ, che già sembrava un mostro. Una vera e propria joy machine. Siamo usciti adesso dalla nostra pista di Castelletto, questa è l'ultima supercar che proviamo qui per il 2023, poi ci vedremo nel 2024 e insomma ne abbiamo provata una che veramente ha dato il massimo di sé, ha scatenato tutti i 780 cavalli nonostante l'asfalto bagnato. Con questa Aventador ci si diverte in qualsiasi condizione. Crossover Subaru si rinnova completamente, a cominciare dal nome, che da XV diventa Cross Track, come crossover più trekking. L'idea rimane la stessa, è fedele alla sicurezza, robustezza, versatilità per un uso outdoor dell'automobile, con le capacità tipiche della trazione integrale simmetrica Subaru che permettono di andare ovunque in qualsiasi condizione meteorologica. La nuova Cross Track ovviamente somiglia molto all'XV, ma è stata completamente ridisegnata all'esterno, con dettagli che danno profondità ed eleganza anche alla carrozzeria, e soprattutto nella dotazione di sicurezza, che adesso può contare sulla quarta generazione del sistema EyeSight, che oltre alla telecamera stereo che controlla tutto ciò che circonda la vettura, adesso monta una terza telecamera e ulteriori due sensori anteriori per ottimizzare tutti i sistemi ADAS di prevenzione degli incidenti, e sistemi di sicurezza anche passiva come i 9 airbag, che sono davvero da record. Anche le sospensioni sono state modificate, sono adesso a smorzamento progressivo, quindi risultano più confortevoli nei tratti meno impegnativi, ma reattive dove serve, anche sugli sterrati, nell'off-road leggero o comunque in un off-road fino a 22 cm di altezza da terra che questa vettura consente di affrontare. Novità anche dal punto di vista tecnologico all'interno, con il nuovo display verticale da 14 pollici che integra sia i comandi dell'X-Mode, il sistema di trazione alle basse velocità che permette di disimpegnarsi su vari fondi stradali, e che è stato aggiornato per permettere anche lo sfruttamento del motore elettrico anche in retromarcia quando ci si trova in situazioni veramente complicate. Dicevo, lo schermo generoso che integra anche Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Per il resto il feeling di guida è migliorato anche grazie allo sterzo tarato meglio, e la confidenza nella guida anche sul misto è davvero esemplare, frutto della trazione integrale.
Arriva Crosstrek, modello in sostituzione di Subaru XV, un modello davvero davvero importante non solo nel mercato italiano, dove Subaru XV ha coperto il 60% delle vendite, ma un modello importante a livello globale. Perché? Perché Subaru, come altre case, ha intrapreso la via dell'elettrificazione, abbiamo lanciato i nostri primi modelli elettrici, ma comunque vogliamo avere un portafoglio prodotti flessibile e che si adatti alle singole realtà e ai singoli mercati. Ed ecco che quindi oggi presentiamo Crosstrek, modello mild hybrid, quindi un passo intermedio verso l'elettrificazione, con una powertrain mild hybrid, motore boxer, e il nostro famoso motore boxer è un motore elettrico nel cambio. Crosstrek viene definita in casa Subaru una mini outback, nel senso che Outback è la nostra ammiraglia e abbiamo riportato tutti i grandiosi contenuti disponibili fino ad oggi nell'allestimento e nel modello top di gamma nel modello di ingresso nella gamma Subaru. Mi riferisco principalmente a tutto ciò che riguarda gli allestimenti e gli equipaggiamenti afferenti alla sfera della sicurezza e della qualità di guida, nonché del comfort di guida. È veramente una mini Outback. Nuova Subaru Crosstrek è già visibile in concessionaria, sarà disponibile da gennaio, le prime consegne, con prezzi a partire da 37.900 euro per la versione Style, 39.400 per la Style Extra e 42.150 per la versione Premium, con un vantaggio cliente che supera i 5.000 euro. Erano tanti anni che non ci mettevamo al volante di una inglese, di una MG. Qualcuno l'abbiamo provata, quelle d'epoca, la MGB, la MGA e poi quelle più recenti, anche la MGF, una Spider degli anni 90, trazione posteriore, motore posteriore. Ma questa non è propriamente inglese, mai avremmo pensato di metterci al volante di una MG elettrica e costruita in Cina. E invece oggi va proprio così. Andiamo a vedere come va. Appena saliti a bordo di questa MG4 si nota che la posizione di guida è assolutamente ergonomica. Ci piace il volante. Il volante ha soltanto due razze, oggi ce ne sono sempre di più a tre razze, ma la cosa particolare è che centralmente sembra quasi che ce ne sia una terza. Invece è soltanto accennata dal punto di vista stilistico, ma poi dopo non si trova. Non è male come idea, direi quasi innovativa per il mercato attuale. Vediamo qualche numero. La lunghezza dell'MG4 si ferma poco sotto i 4,3 metri, per l'esattezza 4,287, per una larghezza di 1,83 m. Due misure che sono nella media per le elettriche del segmento C. Il passo, la distanza tra gli assi delle ruote è 2,70 m. Il bagagliaio è abbastanza capiente, un po' meno di 400 litri, ma la capacità si può ampliare notevolmente abbattendo il divano del sedile posteriore, che si può abbattere nella modalità 30-70. Anche una persona alta come me, 1,80 m, si può sedere dietro una persona alta come me e trovare abbastanza spazio per le ginocchia. MG4 elettrica adotta batterie ultra sottili One Pack che consentono di raggiungere, a seconda della versione, fino a 450 km di autonomia in ciclo WLPT. Le batterie possono essere in due varianti, da 51 kW per 350 km di autonomia e 64 kW per 450 km. Il motore è singolo sull'asso posteriore, le versioni integrali, ovvero 4x4, arriveranno forse in un secondo tempo. Alle colonnine super rapide, secondo la casa, si passa dal 5 all'80% della carica in circa 40 minuti. Tutte le MG4 hanno di serie la guida semi-autonoma di livello 2, per cui cruise control, adattativo e centraggio di corsia e la frenata automatica di emergenza. Lunga la garanzia, ben 7 anni o 150.000 km. Al centro della plancia c'è uno schermo da 10.3 pollici. Che è abbastanza reattivo, e poi dietro le razze del volante, invece, per la strumentazione di bordo c'è uno schermo un po' più piccolo ma comunque ben leggibile.
La frenata rigenerativa può essere impostata su tre livelli, ma in nessuno si arriva alla funzione one pedal, cioè quando il freno motore, che ricarica le batterie durante i rallentamenti, arriva addirittura ad arrestare l'auto. La trazione è sulle ruote posteriori, come le MG di una volta, che erano appunto trazione posteriore. La velocità massima è autolimitata per tutte le versioni a 160 km orari. Tra le versioni disponibili, quella che stiamo provando noi è la più lussuosa, si chiama proprio Luxury. Si riconosce da alcuni dettagli, esternamente soprattutto dall'alettone posteriore, esteticamente davvero bello. Le auto elettriche di solito si riconoscono anteriormente perché non hanno assolutamente prese d'aria, cioè hanno una plastica che è totalmente chiusa. Invece questa sembra avere delle prese d'aria, in realtà sono finte. Ma il design ci piace, ci ricorda un po' quello a cui siamo abituati. Particolare la firma luminosa, ci sono dei graffi nella parte superiore del riflettore, verticali, e poi ci sono tre proiettori all'interno. E inoltre c'è anche una firma luminosa qua integrata nel paraurti. Come siamo abituati ultimamente, ci sono due satelliti sulle razze del volante, uno a destra e uno a sinistra, per poter controllare sia gli ADAS che le funzioni multimediali. Quattro le modalità di guida: neve, eco, normale, sport, più una personalizzabile. Si possono selezionare attraverso il monitor che si trova centralmente. Magari un pulsante dedicato a questa funzione sarebbe stato più comodo. L'abbiamo provato un po' in tutte le strade e alla fine ci facciamo una domanda: ma quest'auto fa paura? Beh sì, fa un po' di paura ai costruttori europei e non solo, in quanto è un'auto cinese. Gli europei hanno nome MG, Morgan Garage, che è una grande storia di auto che avevano un grande sound, le riconoscevi a distanza, questa di rumore non ne fa, è un'elettrica. Ma perché fa paura? Perché è un'auto cinese con un ottimo rapporto qualità-prezzo, costa tra i 30 e i 40 mila euro e ha anche una buona qualità costruttiva. D'altra parte lo sappiamo, anche l'iPhone della Apple, c'è scritto design in California, ma in realtà è costruito in Cina ed è fatto bene. Come è fatta bene anche questa MG, ha una buona autonomia, delle buone prestazioni, è comoda dentro, sono buoni gli assemblaggi, è valido anche il rumore della chiusura della porta, che è uno dei metri di giudizio delle auto. E poi lo vediamo anche ora, siamo alla colonnina di ricarica, quella veloce, e lei comunque si carica anche con la colonnina veloce, sino a oltre 100 kW, come si può caricare anche a casa. E allora la domanda, ci torniamo, ed è: ma quest'auto fa paura? A noi non più di tanto, e a voi? Oggi è un giorno storico perché inauguriamo a Castel San Giovanni il nuovissimo centro di distribuzione europeo. È un magazzino ricambi che rifornisce le reti di vendita e assistenza in Italia e in Svizzera. Quindi essere un costruttore di automobili non significa solo realizzare auto belle da guardare, confortevoli, che sappiano emozionare. No, non è questo. Il nostro DNA da 125 anni è prenderci cura delle persone. L'after solution, la renolution applicata al post vendita, e richiede rapidità, modernità, efficienza, che sono caratteristiche fondamentali per affrontare l'attuale contesto dinamico e complesso. Quindi l'innovazione, quindi la sostenibilità, quindi tempo di qualità alla vita degli altri, sono proprio al cuore della progettazione e realizzazione di questo polo logistico. La nuova struttura è totalmente green, è stata edificata utilizzando le migliori tecniche costruttive e grazie alla presenza di pannelli fotovoltaici consente di sostenere il 40% dei consumi energetici dell'intero edificio, che ha un fabbisogno pari a quello di 1100 famiglie in un anno, pensate, che fanno di questo centro logistico un ambiente innovativo e moderno che migliora nettamente la qualità della vita sul posto di lavoro. No, l'anno si sta chiudendo bene, molto bene, stiamo crescendo circa del 70% rispetto all'anno scorso a fronte di un mercato che cresce circa del 20% con una quota di mercato del 2,2%, quindi al di sopra di una soglia per noi importante che è quella del 2%. Si tratta di due nuove serie speciali a tiratura limitata, parliamo di 500 esemplari per due dei cavalli di battaglia di Suzuki, ovvero Vitara ed S-Cross.
due vetture del segmento B, C, SUV. Vitara, tutti la conoscono, una storia che è iniziata nel 1998, e S-Cross, una storia iniziata nel 2013, e quindi due vetture che rappresentano il DNA Suzuki sia dal punto di vista prodotto per l'aspetto ibrido e anche per il 4x4. Due versioni speciali che si chiamano Yoru. Yoru in filosofia e tradizione giapponese è una parola giapponese che indica il momento più scuro della notte, durante il quale si vedono meglio le stelle e la luna, quindi quel punto della notte dove c'è il buio più profondo. Seguendo questo spirito, quindi, le due vetture sono di tinta blu, con per la Vitara un esclusivo bicolore con il tetto argento. Dei richiami poi all'interno della vettura con l'orologio Kanji, che va anche qui a richiamare la filosofia giapponese, e un equipaggiamento super completo che vede anche il tetto panoramico apribile e poi vede anche altre caratterizzazioni sull'esterno, con la parte frontale della vettura con alcuni inserti sul paraurti e sulla mascherina frontale di colore nero. Per S-Cross il gioco di colore fra il blu e l'argento è ottenuto con la parte inferiore della vettura, dove ci sono due skid plate sia sulla parte anteriore che posteriore della vettura, anche per enfatizzare l'aspetto off-road del nostro vettura di segmento SUV, e anche poi degli inserti sulle calotte degli specchi, nuovamente di colore argento, quindi per rinnovare l'abbinamento cromatico fra il blu della notte e l'argentato della luna. Questi prodotti all'interno dell'offerta di Vitara ed S-Cross si posizionano al top della gamma, parlando degli allestimenti con cambio manuale. Entrambe le vetture sono appunto equipaggiate con cambio manuale, entrambe in versione 4x4 all grip, e il prezzo fino al 31 dicembre, comprensivo dei vantaggi che offrono i nostri concessionari, è di 29.490 euro per la Vitara e 2.000 euro in più, 3.490 per la S-Cross. Entrambe poi possono essere anche acquistate con una formula di finanziamento con il valore futuro garantito, quindi senza sorprese per i nostri clienti che fra 3 anni potranno decidere se tenere l'auto o restituirla a un prezzo già fissato, incluso anche di 3 anni di manutenzione omaggiata sempre da noi di Suzuki, con una rata di 199 euro per il Vitara e 249 euro per la S-Cross, con un anticipo in entrambi i casi di circa 9.000 euro. 1, 2, 3, prova. Vai, vai! Vai, vai, ma vai! Bello della guida elettrica, e grazie al... Ma questo è tutta una cagata, devo rifarlo tutto. Butta via tutta questa roba qua e rifacciamolo. 3, 2, 1. Insomma, esame di maturità superato per questa Fiesta. Il 2024 della Formula 1 è stato un anno senza vittorie. No, il 2024 dobbiamo ancora aggiustarlo. Forma a boomerang. Insomma, ammazzo. Novità a livello estetico, ma mantiene un cuore ibrido, full hybrid. Che cazzo è? Pronto? Sì? Max, Super Max Verstappen. Max. La giornata bagnata, nonostante la pista bagnata, mi ha distratto Carlo, cazzo! Basta anche. Ruote in pista torna la prossima primavera. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruoteinpista.com.